Bene, allora io comincio a dirvi che una ventina d'anni fa non potevo fare questa conferenza perché mi sarei sentito male. È cominciata così la mia storia della cronoterapia. Però, adesso mi presento perché sennò Roberto Guencia, cronoterapeuta dal 91, e astrologo, giocatore di pallacanestro, dice ex giocatore, no, giocatore di pallacanestro di una nazionale over, molto over, 35 anni marziani, fatevi conti voi, e 2 anni e mezzo saturniani, 9 mesi uraniani, 840 mesi lunari però, quindi... E quindi ho detto la mia età, 5 giugno 49, data a Terni. E sono un giocatore di pallacanestro perché gioco nella nazionale over 70. E quindi attualmente in attività. Non retribuita, prima mi hanno dato i soldi, adesso la differenza è quella. È meraviglioso, perché è facile giocare a 30 anni, un po' più difficile giocare a 70. Quindi sono molto orgoglioso di fare parte della nazionale. Io farò i campionati ad Helsinki con la nazionale e qui c'è lo scritto Italia. Non vuol dire che ci guarderanno poche persone. È proprio una soddisfazione personale. E poi ringraziamo Cesare che ci permette insomma di fare queste conferenze e poi anche di mandarle su YouTube e quindi andranno a tante persone. Lo scopo mio della vita è espandere questa conoscenza che ho accumulato attraverso gli anni a più possibili persone. Questo è lo scopo della mia vita. E quindi pranoterapia e astrologia, che poi vedremo hanno un nesso fra di loro, perché basta sapere 2 nozioni di fisica quantistica per sapere che queste cose possono essere vere. Altrimenti come fa una persona a mettere la mano sul rene diciamo con calcoli e compagnia bella e sciogliere un calcolo? Se stiamo nella fisica newtoniana ci dicono questo è un pazzo. Se stiamo nella fisica quantistica è possibilissimo, per cui dobbiamo cambiare proprio atteggiamento, dobbiamo cambiare mentalità. La fisica quantistica, sapete come è cominciata con Einstein, però sono passati 90 anni, che è 1930, sono per giù 90 anni, ancora non si capisce che cosa vuol dire, che assolutamente, perché sono cambiamenti così duri da comprendere che noi sappiamo assolutamente nulla. La fisica quantistica ci dice che qui siamo tutti uniti, no, come corpo fisico, no, ci mancherebbe altro. Siamo uniti come corpo energetico. Come corpo energetico voi siete delle vibrazioni, io sono una vibrazione, tu il Tauro, la luce, questa stanza è una vibrazione, una frequenza, un'informazione, e tutti siamo connessi. Se qui siamo tutti depressi, certamente la depressione ci invade anche a noi. Questo anche introduce il concetto dell'importanza di stare insieme a delle persone, perché purtroppo ci sono delle persone che succhiano energia, i famosi vampiri energetici, no? E quindi non tutti hanno la stessa energia. Poi questo lo possiamo vedere dalla carta del cielo. La carta del cielo, siamo quelli là e non c'è niente da fare. Possiamo migliorare, sì, con tecniche, con respirazioni, poi vedremo tutto questo. Però alla fine la natura è quella, se non c'è una natura cattiva, la potrà diciamo limare di un 20-30%, però sul per giù quello rimane. E allora lì dobbiamo andare sulle vite passate, perché sennò da lassù sarebbe stato proprio cattivo, insomma. Cioè, perché si dovrebbe divertire a mandare la persona cattiva? Qualcosa si può fare. Poi una cosa è nascere da una famiglia, insomma, con una certa educazione, una cosa è nascere dalla famiglia dell'orco. Una cosa è nascere in Alaska, una cosa è nascere in Arabia. In Arabia, se vai con una persona sposata, ti lapidano,
invece il Polo Nord fanno la cena, dice ecco mia moglie, tutti sono contenti. Quindi anche lì chi c'ha ragione? Loro oppure noi che siamo un po' a metà? Boh, forse nessuno. È così insomma. Per cui anche l'astrologia bisogna farla, prima di tutto considerando l'era che stiamo attraversando, l'era dell'acquario. Poi bisogna vedere la famiglia, di appartenenza, gli studi e tante altre storie. Non è uguale per tutti un tema natale. Dal tema natale si vede anche se siamo predisposti alla pranoterapia. E quindi ricominciamo col discorso di prima, 20 anni fa, ma forse anche 30, io a un certo punto della mia vita, anzi il 15 aprile 1977, passeggiando al corso di Forlì, mi comincio a sentire male, ma male nel senso di svenimento. Un po' prima questo era preso a mia moglie, però all'incontrario, lei non poteva essere lasciata da sola. Quella è la prima guarigione che ho fatto, non sapendo nulla, perché stando insieme, stando a contatto, diciamo anche la forma di sessualità è uno scambio enorme di energie, ma proprio enorme, passano le informazioni, quindi il galletto che dice io sono stato con questo, sono stato con quella, sono stato con quell'altra e poi adesso ho visto quello che mi è... boh, non lo so insomma se poi non si prenda tante energiucce insomma un po' negative, però vabbè insomma fa e quindi io ero tranquillo così, ho cominciato, però non volevo dire niente perché altrimenti poi magari anche mia ex moglie si sarebbe impressionata, che ne so, insomma io dovevo far vincere squadre, non dovevo svenire in pieno centro di Forlì o di Siena o di dove stavo. E quindi è cominciato ad essere un problema, perché una volta, due volte, tre volte, fino ad essere un po' giornaliero. E dice, e quando giocavi? E quando giocavi esprimevo energia, sudavo, correvo, e quindi, a parte l'attacco che era molto, io non dicevo una parola, niente, proprio mi si doveva, non mi si doveva toccare, non mi si doveva parlare, ma anche volo un po' così ogni tanto. E poi entrando in campo l'energia si equilibrava e allora tutta questa forza che c'era dentro di me la mettevo nella pallacanestro, facevo delle cose che francamente ora se ci penso dico ma come le facevo? Boh. Ma nella carta del cielo mia di nascita c'era scritto che avrei fatto lo sportivo anche diciamo un po' di successo, almeno italiano, c'era scritto assolutamente che ero una terapeuta, c'era scritto assolutamente che ero in costante affettivo, c'era scritto assolutamente. Beh, allora insomma l'astrologia mi ha cominciato a interessare un po', perché se dice tante cose di questo genere, come le dice per me, le può dire per altre persone. Per cui io ho vissuto fino diciamo un po' prima dei 40 anni, quindi una bella decina d'anni diciamo, e purtroppo in questa situazione che io quando andavo per strada a Siena cercavo di fare i vicoletti per non incontrare persone e dovevo far vincere la squadra la domenica, ho sopperito con un minimo di farmacologia che mi ha aiutato. Per cui io però della vera non dico assolutamente medicina ufficiale, no per carità, ma assolutamente, ma tante volte da una mano enorme proprio la medicina ufficiale, per esempio i pronti soccorsi, e che fanno la terapia? Cuore, tante altre cose, però in alcune altre non sa che pesci pigliare, o ti operano, a me volevano squartarmi 4 volte in questi ultimi 40 anni, non ci sono riusciti, ne manco una volta, eccomi qua, è nel disco, acufene, per una acufene mi volevano operare, dicevi il setto nasale, il setto nasale, e perché? Perché è deviato questo 35 anni fa, quindi non so, non ho preso altre botte, non mi sembra che sia tanto via. Comunque, vabbè. E per cui lei risolve l'acufene. Poi attivate i miei sistemi, così. Non c'ho nessun fischio, ogni tanto qualcosetta così, ma come è normale per tutti. E non mi sono operato la seconda volta. Ernia del disco, 40 anni fa me lo volevo operare. Come qua stavo in nazionale, voglio dire. Cioè, quindi anche loro si dovrebbero fare, insomma, una mano sulla coscienza. Poi cistifellea, e lì anche mi volevano operare, e mi sono cominciato a sentire male, io in genere lo sto male, e lì sono andato all'ospedale, dopo 4-5 ore di sofferenze che non sai, vado all'ospedale,
bravissimo, hanno rivoltato sotto sopra l'analisi del sangue, questo è stato, poi l'ecografia, lei c'ha due calcoletti e una cistifelle. Lo sapeva? No, non lo sapeva. Poi sono andato al patologo, dal medico, insomma, che mi ha guardato, che si chiamava Spaccasassi. No, realmente si chiamava Spaccasassi, non mi ha guardato per niente in faccia, mi ha buttato lì sul lettino, mi ha cominciato a spingere in questa maniera, mi ha fatto venire la febbre. Dice, allora, quando viene a operarsi, signor Spaccasassi, un momento, ho attivato le mie cose, adesso non voglio nemmeno sapere nemmeno che c'è nella mia cistifelle. La mia cistifelle sta bene perché mangio, lì invece no, mi sentivo un po' di affaticamento, ma adesso non ci voglio nemmeno guardare, perché già se comincio a dire Madonna, ma che ci sarà, che non ci sarà, ma stai bene, ma che fai a sfrugliare? Che poi chiaro prima o poi te lo trovano qualcosa. Una volta sono andato per un'altra cosa e il medico mi ha fatto, no, ma lei guardi, sta bene, io ce l'avevo pochissimo, anzi, niente. Poi mi fa, prima di andarsi via, ma su, sta pomata se la metta, va? Ma proprio per dire, dai, facciamo guadagnare un po' la farmacologia, via. Ma proprio me ne stavo quasi andando via, ma dai, andiamo. Per cui poi un'altra cosa, che però è un po' incredibile, ma è così, proprio perché ho dovuto fare l'elettrocardiogrammi sotto sforzo per queste nazionali qui, e il mio medico, amicissimo mio, è stato il primo medico che si è interessato di peronoterapia una ventina d'anni fa, mi dice, Roberto, c'è qualcosa all'onda P, per cui, per carità, gioca tranquillamente, però il certificato per l'agonismo non te lo posso dare, adesso vediamo Staltrano, non ti preoccupare, quella. Fatto sta che io ho cominciato ad attivare le mie meditazioni, respirazioni, compagnia bella. L'anno appresso ho fatto dare lo stesso medico, Gianni Staffilani, la prova sotto sforzo, e lui guarda e dice, qua non c'è più niente, non è possibile. Gianni ha lavorato un po', lui mi conosce per queste cose, mi manda persone e tutto, per cui ecco, quindi insomma ci può essere molto utile, e questo che stiamo dicendo ora spero che insomma aiuterà anche voi, se può aiutare, e quindi è un sacco di tempo che io mi interesso solo di queste due cose, no, non solo di queste due cose, per carità, però da quando ho captato queste possibilità ho lasciato il mondo della pallacanestro, un po' per via dell'età, un po' perché non mi è interessato più, insomma, potevo rimanere come allenatore, cioè io ho fatto 11 anni di Serie A, per cui non mi è interessato assolutamente, quindi la rincorsa al bravo, alla brava scuola, e sono capitato al bravo astrologo, e sono capitato nella vita, alla fine è sempre bene. Sono capitato sempre bene, insomma, sempre brave persone che mi hanno aiutato. La forma che mi ha aiutato di più è una forma di respirazione che appunto mi ha tirato fuori da quei pasticci, perché io stavo in quella situazione, non era proprio drammatica, però le cose più brutte erano quando dovevo andare in televisione, perché lì non scappi. Quando stai per strada, magari con delle persone, dici scusate, vado un attimo al bar, adesso per io, insomma, ecco. Però era bello, perché poi io la sera dicevo, ma che esco a fare, rischio di sentirmi male? E allora i giornali, Quercia, prendete l'esempio da Quercia, che non esce, sta a casa, non va mai in discoteca. Non va mai in discoteca, vedete quanto è. Va. Invece, e allora io parlo molto, però questa conferenza rispetto alle altre che ho fatto la volevo fare proprio pratica, farvi vedere un po' che è questo mondo dell'energia. Per esempio qua sopra ci dovrebbero essere le mie aure. Agostino, si vede qualcosa? Si vede? O c'ho l'ombra? Ci sono delle ombre? Per adesso hai delle ombre, ma l'ombra del soffitto. Allora è difficile vedere, insomma, perché si dovrebbe vedere su un bianco, qui il muro c'ha. Però provateci un po', se non chiudete gli occhi per un pochino, e no, non vi uccidete gli occhi, insomma,
così guardate alla parete, oltre me, oltre la destra, balenare qualcosa. Se vedete qualche fiore, vedete qualche colore, non chiudete gli occhi per un po'. Chi è che vede qualche colore? Nessuno? Io vedo del giallo. Chi è che vede del giallo? Sto facendo una conferenza, quindi va bene il giallo. Altri che vedono colori? Giallo? Quindi allora qualcosa, eh? Alessandro vede del giallo. Vittoria vede del giallo. Chiaro. Allora io forse non finisco qui col corpo fisico, vado oltre. E se no questa roba che c'ho qua sopra, questa roba va a 8 metri di distanza minimo, con vari strati. Oggi faremo un esperimento molto importante, manderemo una persona in astrale, cioè lei rimarrà qui col corpo fisico, però è come una televisione spenta, perché la sua energia sarà di qua e di là, e magari voi con la vostra sensibilità potete vedere dove sta, dove starà questa energia, perché questa energia si può staccare dal corpo fisico, sempre attaccato con un cordone d'argento che sta qui all'ombelico, diciamo, quindi non è che ce ne andiamo, ciao, è vista tutta la prima fila per voi, ecco, qui sono molti miei allievi, alunni amici, dei corsi che faccio, e quindi si vede qualcosa? Chi è che vede qualcosa? Si vede anche l'azzurro. L'azzurro. Chiaro. Azzurro. Antonella, non vedi niente? Sì, no, io vedo. Vedi? Io vedo più bianco però. Bianco. Un po' splendente. Allora io ora faccio, non vi preoccupate perché sto bene, anzi sto meglio dopo, un tipo di respirazione. E vediamo un po' se la respirazione può aumentare questo campo energetico. Non vi preoccupate, io sto bene, anche se faccio stare, anzi sto meglio di prima dopo. E poi non mi fate sfiatare di respiro, se vedete qualcosa che cambia, ditemelo, se aumenta l'energia, che succede? C'è un campo energetico, se respiro dovrebbe aumentare. Quindi l'avete presa l'energia? Ce l'avete? Ok. Non mi fate sfiatare quando c'è qualcosa, ditemelo. Ma è sulle spalle? Aumenta sulle spalle, così. Aumenta, oh! Cazzo, dillo! Allora, la forma di respirazione abbiamo capito che aumenta l'energia. E perché ogni tanto non respiriamo? Io rispetto a prima, scusate tanto, vi dico, c'ho un bel caldo qua sopra, un bel caldo alla gola, ho attivato l'energia, ho respirato in maniera maggiore, no, perché siamo tutti ipoventilati, per cui forme di respirazione possono riportare semmai, e magari forme un po' di iperventilazione non le buttiamo via, che ne dica la medicina. E quindi la forma di respirazione aumenta l'energia. La respirazione ce l'abbiamo dappertutto, è la droga. Se io continuo mi sento come drogato. Io in tutta la vita mia ho fumato, ho dato due tiri a uno spinello sui 35 anni, per cui non lo so che. Però molti a cui faccio il trattamento, è come se mi fossi fumato due o tre spinelli e vanno tutti imbambolati, qualche volta rimane un giorno, due, e poi va svanendo. Però la meraviglia va un po' provata, ecco, è un'energia che può rimettere a posto, proprio per fisica quantistica, vari disturbi fisici, psicologici, anche profondi. Io ho avuto persone dei tre mesi, persone, bimbi di tre mesi, e signora di 91 anni, c'è una buona percentuale di guarigione sul 75%, su persone chiaramente che hanno fatto la trafila del medico, della risonanza magnetica, dello specialista, hanno speso un sacco di soldi, poi a 500 metri di casa dice, ma
ma c'è quello lì che dicono, vediamo un po', e poi magari risolvono 500 euro con centinaia di euro, insomma. Devo agire dove il medico dice, o devo, il medico dice c'è da operare, oppure ecco, su forma emigrani, che ci fai se non ti prendi la pasticca lì, manca l'operazione, cioè, oppure stati d'ansia, la tiri via in maniera. Poi c'è anche un altro settore della pranopsicologia che si rivolge ad altre energie, però magari ne parliamo un'altra volta, ad altre energie, diciamo, e basta. E vediamo un po', questa è la mia preparazione per questa conferenza, con dietro scritto in 5 minuti, perché io sono 4 miei in gemelli, ma cosa mi devo preparare? Il Capricorno si prepara un mese prima, si vede tutto, e si fa gli appunti, io niente, non mi hanno scritto. Vado alla ruota libera, se io facessi la conferenza da Capricorno renderei zero proprio, ma 0,00, se la faccio da gemello può darsi magari che mi riesca anche interessare, insomma. E allora vediamo un po', dai, praticamente, queste insomma un po' si sono viste, no? Ecco, dice sì, ma è un effetto ottico. Ma noi perché? Che siamo? Noi siamo fatti di tanti atomi? Allora, se questo è il nucleo dell'atomo, il primo elettrone sta a 20 km di distanza, di qua e di là. Quindi siamo tutti vuoti. Ora poi abbiamo dei sensi della vista che ci fanno vedere pieni, ma noi siamo vuoti, eh. Noi ci possiamo avere anche un'altra civiltà in mezzo a noi, o in mezzo alla Terra, e se stai in mezzo agli atomi chi se ne accorge? Se io abito a San Benedetto e il primo elettrone sta a Giulianova, a Porto San Giorgio, cioè a 30 km di distanza, sai in mezzo quanta strada c'è, paesi, cose, ma perché non ci può essere il nostro amore perché sono piccolini? Poi ci sono cose ancora più piccole, no? Per cui, voglio dire, è possibile. E se voi mettete le mani in questa maniera, dato che ora abbiamo attivato un po' l'energia, dovreste sentire qualcosa in mezzo alle vostre mani. Non ci avete mai pensato, ma probabilmente sentite un qualche cosa. E se allontanate una mano, risentite qualcosa che vi verrà da appresso. E se invece la compattate, sentite compattarsi un qualche cosa. E vi potete divertire, prendere energia, attivarla. Sentite qualcosa, chi magari non ha fatto mai questo esercizio, non so. E piano piano si comincia a attivare le mani. Tutti abbiamo pranoterapia. Poi c'è chi, tutti possiamo suonare la chitarra, no? Facciamo qualche lezione, strimpelliamo. Poi magari c'è qualcuno che è più predisposto. Chi non ha fatto mai questa cosa e che sente qualcosa? Non so. Tutti hanno fatto qualcosa per cui va bene. Io qui ho uno squilibrio energetico che ormai tutti sanno, però la signora me lo trova? Mi trovi uno squilibrio energetico qui? Vedrà che me lo trova, tanto lo sanno in tanti. Lei mi passi la mano, scusa tutta, sì, ci diamo del tu qua, e senti la mia energia, senti qualcosa, e da una parte si sente un po' più piano. Senza toccare, perché se tocchiamo sentiamo più bene. Da una parte dove sentirò più caldo, più freddo. Un'altra passeria, piano piano. Verso il cuore. Ma uno deve essere deciso. Dov'è? Verso? Il gomito. Allora, dove ce l'ho lo squilibrio energetico? Il gomito. Il gomito, perché non lo sa. Ah, io lo so. Vedi quanto è facile sentire le energie? Ecco, qui c'è lo squilibrio, nessuno me lo sa risolvere, allora lo uso per questa maniera. Però se mi risolvessero questo, io al gomito non c'ho niente. È un punto d'acupuntura, probabilmente intestino grasso 10-11. Grazie. E se risolvessi questo problema magari non perderei energia da qua e magari mi migliorerebbe. No, lei tu. Sì. riesci a, quindi da solo a ma chiaro, sennò che sta a fare qua. Adesso lo faccio vedere come si fa. Ecco, quindi abbiamo degli squilibri nel corpo. Chiaramente prima andiamo sui chakra, che so, tutti sapete che cos'è il chakra, quindi vediamo gli squilibri del chakra. Poi vediamo gli squilibri in tutto il corpo,
poi facciamo la sofrologia pranica, che è un invio di pensiero in pratica, un invio di pensiero positivo, e poi cominciamo a trattare quello per cui la persona è venuta, un L del disco, un qualcosa di cronico, quindi, che va avanti da 5, da 10, da 15, da 20, da 30 anni. E allora si rimette a posto prima il campo energetico in generale, poi una decina di minuti per accontentare la persona, si sta sulla parte, su per esempio l'energia del disco, e si fanno delle visualizzazioni ad arte. Quindi il fatto dell'energia non è solo un fatto di mani, molto, molto di più è un fatto di pensiero, di visualizzare la parte guarita. Quindi la visualizzazione deve essere forte, quindi immaginare le vertebre, avere un po' d'anatomia, ecco, insomma, immaginarle. C'è qualcuno che ci va dentro però le vertebre, io non riesco. E accomodarle, distanziarle, perché poi il corpo ci segue, dice ma no, questo sta di stupidaggine, ma prendetevi e andate via, lo vedete, vedete che il corpo ci segue, tanto qui abbiamo fatto tutti questi esercizi, lo rifacciamo. Se voi prendete le mani, qua c'è una linea, la sovrapponete, ce ne sono altri di più belli, però ci dovremmo alzare tutti in piedi, e vedete se le vostre mani sono pari. Qualcuno ha una mano più lunga dell'altra, probabilmente. Allora, chi ha una mano più lunga dell'altra, allunga la più corta, con un esercizio mentale, un minuto e non di più. Quindi avete controllato, se no, che ne so, se ce l'avete uguale possiamo allungare la destra. Quindi l'altra mano la buttate giù, quella da allungare la mettete su così e chiudete gli occhi e mi seguite per un minuto, un minuto di numero, e vediamo se riusciamo a allungare, quindi a distendere lo stress di una mano. E quindi concentratevi totalmente sulla vostra mano come se esistesse solo la mano. E cominciate a sentire da dove la stiamo pensando, la stiamo attenzionando, riceverà un'energia. Potete sentire un formicolio, un calore. E poi cominciamo con le tecniche mentali. Immaginiamo che la mano sia talmente lunga di arrivare alla metà della distanza che la separa dal soffitto. Una mano lunghissima, affusolata, se potete vedere dentro le articolazioni, se potete farla tutta di luce. E poi mandate la mano fino al soffitto. E la vostra mano è talmente lunga da arrivare al soffitto, una mano affusolata, cercate di andare dentro, di guardare dentro i tendini, le articolazioni, la luce, con la luce non sbagliate mai. Ancora 3-4 secondi con questa visualizzazione, poi riaprite gli occhi, aspettate un attimo che le informazioni arrivino al cervello. E poi andate a revisionare e vediamo che è successo. E poi facciamo una statistica con un sì, no, così, così. Allora, sì, no, così, così. Sì. Monica? Sì. 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 A me si è allungato l'altro. Oh, questa è strana. Questa è strana. Questa la studiamo. La abbiamo fatto. La mettiamo così. Ma ce l'ho ancora. Guarda, mi devo spostare. Così è così? Si è allungata l'altra mano anche a te? No. No. Stai parlando con me? Sì. No, sto dicendo alla signora che non ti vedo perché sei messa davanti. Aspetta, bisogna che mi metto un posto che non mi ricordo la dosaria. Forse non ci sono anche a poi. Grazie. Voi in fondo, che è successo? Sì? Meglio? Sì. Quindi sentiamo, ho quasi il 100% di sì. Solo con un pensiero abbiamo provocato un fatto fisico, quindi abbiamo stimolato endorfine, che ne so, neurotrasmettitori, e in pratica è più rilassata. Se voi l'articolate è più rilassata dell'altra. Però vedi che Vittorio è un caso particolare.
particolare, io ti avevo detto che lei era una persona particolare. Ascoliamo questo fatto, ascoliamo. Ma questo devo fare anche per una colonna vertebrale? Ora io lo faccio l'esercizio, però ci vuole tanto tempo, poi siamo stretti, si può fare per una spalla, certamente si può fare per una cervicale, per un fegato, certo che si può fare, però cioè, ogni parte del corpo attenzionata riceve energia e migliora. Quindi voglio migliorare il mio fegato, tum, chiudo gli occhi e immagino il fegato. Però bisogna avere una mente allenata. No, lo vedo, se lo vedo di luce, meglio di tutti, perché lo mandiamo appunto nella fisica quantistica, oppure lo vedo quando nei lobby, e giro intorno, e già questo fatto lo migliora, da cose piccole, da cose un po' più grandi, da cose enormi, non direi, lì ci vuole insomma qualche altra cosa. Ce ne sono tanti di questi esercizi, ora però per via di cose, comunque questa è la prima esperimento di pensiero che crea la realtà. Ne vogliamo vedere un altro? La signora vuole venire? Lei vuole venire? Allora, io... E se ti avvicini? È una prova muscolare. Se te, ecco, allora se metti il braccio così, tu fai la forza in su e faccio la forza in giù. Vai, ok, questa è la tua. E come ti chiami? Daniela. Daniela. Immagina di dire io mi chiamo Fausto. Fausto piano. No, piano. Mm-hmm. Io al via vado. Lo stai dicendo? Pensando? Vai. E lei non c'ha più tanta forza perché non si chiama Fausto. C'hai un cibo che ti piace o che ti fa schifo? Sì. Sì. Non mi dire quale. Sì. Non mi dire quale, pensa o uno o all'altro. O l'uno o l'altro. Aspetta, ci devo pensare. E sono due. Vai. Vai. Questo è quello no. No, questo era quello sì. Quello sì. Vabbè, allora facciamo una cosa. Qual è quello no? Qual è quello? Non ce l'ho, quello no. Ah, quello sì. Sì. Non c'è un cibo che non è niente, no, proprio. No, solo quello sì, non ce l'ho di nuovo. Ah, no, bisogna avere uno di nuovo. Allora, un uomo che ti piace o un uomo che è proprio di stare antipatico? Però ci devo pensare, tanta lunga che non voglio vedersi. Nemmeno l'uomo che sta... È un'illuminata, pensavo una cosa nuova. Oppure una materia che ti piace, una materia. Ah, questo è facile, vai. Questo è facile. Questo è facile. Allora tu pensa una delle due. Allora, devo pensare sia quella sì che mi piace, no, che quella che non è. Una delle due. Ah, ok. Penso, ok, vai. Pensa una sola delle due, o a quella che non ti piace per niente, oppure a quella che ti piace tanto. Ci stai? E avvia, io ti. Ci sei? Sì. Vai. Qui non si sa, è a metà, probabilmente questa è quella buona. Questa era quella buona. Questa era quella buona. Sì. Senti, vediamo con quella cattiva, dai. Allora, pensa a quella cattiva. Vai. Nettamente cede. Perché il corpo recepisce che non. E quindi questo si può fare per tutto. E quindi un altro sistema che ci dice che un pensiero crea. Ma questo può essere fatto per cose, non solo per stupidaggini, però la muscolatura e quindi il pensiero ci condiziona proprio. E quindi qual era quello che non ti piace di materia? Matematica. Matematica. Mm-hmm. Però se era un cibo, se io mi rivolgevo a te e pensavo, che ne so, se la pera non ti piaceva, pera, magari ti immaginavo una pera intorno alla tua testa e tutto dopo 10 minuti dicevi. C'è un bagno qua, purtroppo funzioniamo così. Chi è che c'ha un cibo che non gli piace per niente? Io. Sì. Adesso è un po' difficile passare. Quindi ad esempio se una persona ha un'allergia e pensa a quel cibo. Assolutamente. Allora, qual è quello che non mi piace? Lo devo dire? Sì. Il pesce crudo. Il pesce crudo. Gli spaghetti mi piacciono, no? Sì. Gli spaghetti mi piacciono. Allora, se ci tirate il braccio... E lì, sì, esatto. Non trovi pace. Non trovo pace. Allora, pensa agli spaghetti, vai.
No, no, devi fare la forza, faccio la forza in giù, devi fare la forza in su. Vai. È questa la forza, bene. Adesso pensa, pesce crudo, vai, pesce crudo, e faccio da giù, vai, faccio la stessa forza. Quindi ogni cosa che non ci va, il corpo la recepisce e la mette nella muscolatura. Sai quante traumi del passato abbiamo nella muscolatura, anche quando stavamo in pancia, Una mia alunna mi ha detto, professore, io sentivo i genitori litigare e stavo nella pancia della mamma. E quindi ogni pensiero, specialmente quelli cronici, io devo dire di chiudere perché poi alle 7:30 ci mandano via. 7:15. Roccio negli anni. Sono tante cose, questi servono a vedere un po' le energie del posto. Per esempio qui so, perché ho visto prima che c'è un nodo di Asman. E allora sul nodo le bacchette si chiudono, io non faccio assolutamente nulla, Vedete? Qui c'è un nodo, non bisogna dormirci, perché se ci dormiamo è sempre un fatto di energia. Questo è riscontrato proprio con un alterometro, Loro riscontro con questo. E allora se ci cambi il letto proprio con la testa, con gli organi vitali, a lungo andare per persone sensibili possiamo avere di tutto, dalle piccole cose, dal mal di testa mattutino a cose gravissime. Però basta, ora io devo portare o un solito platonico, o una piramidina, ora non l'ho portata, c'ho questo, e se io metto una di queste, quindi non dobbiamo spendere migliaia di euro, perché ci fanno spendere migliaia di euro per risolvere queste cose, vedete bene che il problema è risolto. Quindi se io dico una cosa, do anche la risoluzione, perché altrimenti metterei confusione e basta. Quindi una piccola piramidina di quarzo, però disposta, avevo portato la bussola, collato al nord, sud, est, ovest, perché se ci mettiamo l'angolo non fa più effetto. Qui anche con i solidi platonici ho visto che fa lo stesso effetto. Adesso non ve lo faccio provare a voi, perché sennò andiamo troppo in là. Vabbè, questo è un unico segno. Allora, grandi appunti, li mettiamo via. Monica, allora, se Monica si è predisposta a farsi trattare, viene Monica da me e dice: io ho questo, ho questo, ho quell'altro. Aspetta che mettiamo questa sezione qui. E prima si fa una bella chiacchierata, se non faremo ora chiaramente. Se ti distendi. Sì. Prima abbiamo fatto una bella chiacchierata e qua anche quella è importante. Scusi, basta un po' di là. È importante perché ora non ascolta più nessuno. Il medico non ascolta, ma non ascolta perché c'è 20 persone di fuori che aspettano, quindi anche lui bisogna capirlo. E quindi già l'ascoltare è una forma di terapia. A proposito, non si può dire pranoterapia, non si può dire terapia, non si può dire guarire, perché ci sono delle normative nuove per cui dobbiamo dire riequilibrio del campo energetico, prano pratica. Quindi quello che se ho detto pranoterapia e tutto è sostituito con prano pratica, riequilibrio del campo energetico per nuove normative. E allora qui avrò accanto una ragazza o un campo energetico. È chiaro che io, devo considerarla come campo energetico, quindi come vibrazione, come onda, come informazione. E le informazioni le prendo con la mano e passo la mano e mi do una idea del campo energetico. Sotto la mano ho delle sensazioni, un po' di pizzicore, ve le descrivo senza naturalmente svelare, lei sta benissimo per carità, però
e mi faccio un'idea del campo energetico di Monica, dai piedi, da tutte le parti, perché io per esempio ho questo squilibrio qui, però posso star male l'intestino non sto male, passo da tutte le parti, qualche volta posso sentire tanta energia qua, poi da qui in giù c'è niente, non c'è poco, oppure tanta energia davanti, dietro, perché bisogna riportarla con la bistecca, dietro poco, e allora tutto questo va riequilibrato, si deve stare dappertutto. Questa si chiama sensibilizzazione, e i miei cari allievi della scuola professionale, per favore state a sentire, perché questa l'abbiamo fatta l'anno fa di cose, dobbiamo sentire e troveremo degli squilibri, o possiamo anche non trovarli. Ecco, per esempio, qui sento un qualcosa di eccessivo, come forma di un formicolio in più. Lì devo risolvere. Ma non è che lei alla spalla sta benissimo, come io sto benissimo al corpo. Sono punti di acupuntura. E naturalmente una conoscenza di medicina cinese, esatto, non guasta, insomma. Sento, ecco qui per esempio c'è un colore eccessivo, però qui so che ci passa il meridiano dello stomaco, e magari se lei è venuta per il mal di stomaco, per ansia, per qua, magari io dovrò andare a trattare qua. Ecco la terapia olistica, non vado a mettere la mano sullo stomaco e basta, perché è molto riduttivo, anzi prima ancora devo vedere lo stato dei chakra, che tutti sapete come sono, no? Le energie vengono dall'alto, entrano dalla milza, vanno dal plesso solare si dipanano per i chakra e poi prendono la via dei meridiani di acupuntura, e noi quello dobbiamo rimettere a posto. Se rimettiamo quello, le cellule dentro fisiche si rimettono a posto, quindi noi possiamo anche non sapere niente di medicina tradizionale allopatica, possiamo risolvere. Guardate i guaritori di campagna, ci sono certi guaritori di campagna che fanno i miracoli proprio, e magari non sanno neanche che c'è il sistema linfatico, insomma non è importante. Ora ci sono corsi professionali, perché insomma stiamo come disposizione europea verso il riconoscimento e tutto, quindi sono scuole professionali, però alla fine l'energia non è che sta a pensare che ora l'Europa sta litigando perché l'Italia ancora non si adeguata ai loro intendimenti. Energia, non importa niente. E quindi ascoltiamo i chakra, e diciamo come termine di paragone possiamo prendere l'energia da sopra la testa, che non è che non può essere sballata, però diciamo che prendiamo questa, che dovrebbe essere insomma abbastanza sana, perché se no andiamo anche all'ospedale psichiatrico e compagnia bella, per cui lei non è da ospedale psichiatrico, vabbè. E quindi poi sento l'energia qui del sesto chakra, che è per me in eccesso, e mi segno energia in eccesso, e dopo comincio chiaramente a assorbire. Ecco, a me non piacciono certe forme di terapie di terapie energetiche, perché diamo energia, qualche volta dobbiamo togliere l'energia, perché qui per esempio c'è troppo. Io faccio da più energia, un impazzisce. La gola, sapete, no? La relazione con gli altri, dice la sua Monica, oppure siete al direttore, alla fidanzata, glielo dice, oppure se le tiene qua dentro. Una alunna mi diceva, ecco, non ho messo la sciarpetta, erano 2 gradi e mi è venuto il mal di gola. E la mamma mi ha rimproverato, dimmi alla mamma che non è vero per niente, perché qualche altra volta ci saranno stati 2 gradi. Però non ti è venuto il mal di gola, come mai? Tu c'è da dire qualche cosa al fidanzatino, a cui, alla mamma o al professore che ti ha messo per, ce l'hai qua, non riesci a esprimere, ci sono 2 gradi, fa male, ma se no non fa male. Se non c'è la ragione psicologica, non ci sa male. La malattia è tutta psicosomatica, anche dalle piccole forme di laringite. E quindi si sente la gola, che sta bene, diciamo, il cuore, timo, e il plesso solare, che qui io infatti la prima cosa che faccio, non sbaglio mai, plesso solare, dove c'è potere e controllo da parte degli altri, ansia, tensioni, insoddisfazioni, poi c'è anche la parte buona chiaramente, quindi sto chakra qua è sempre sballato, poi il sicuro si sente, insomma, si può sentire, è troppo, che stai cominciando a fare rumore,
L'energia che intanto comincia a attivare. Poi il secondo chakra, quindi famiglia, emozioni, sensazioni, il secondo chakra, quello che abbiamo simile agli animali, insomma. E poi il primo, che per evidenti ragioni è da sotto, però per evidenti ragioni sentiamo un po' qua. Ecco, poi cominciamo a riaccomodare, qui ce n'è tanta, allora la assorbo, oppure la mando da qualche altra parte dove ce n'è poco, che faccio? O assorbo immaginando di assorbire, l'immaginazione, ma un minuto, oppure me la faccio circolare nelle braccia e la mando qui, che per esempio ce n'è poca. Così mi faccio fare il circolo e la mando dentro. È chiaro che questo è il primo strato dell'energia, quello fisico. Se vogliamo vedere le emotività delle persone, allora andiamo al secondo strato, che sta qui, il campo astrale, e qui si trova tutta un'altra situazione. Il campo astrale, bisogna vedere quanto è sviluppato. Il campo di Gesù Cristo era 500 km, non so come fanno a stabilire queste cose, però. E qui sentiamo un'altra cosa. Qui sento un'altra cosa, si sente. Ma guardate, lo potete sentire anche voi, E se andiamo più su, andiamo nel campo mentale. Parecchio questo. Vera, per fare i suoi trattamenti, deve salire sulla sedia, perché io magari ci arrivo. Campo mentale sta qua. Se non ho un problema mentale, non lo posso trattare da qui, bisogna trattarlo dall'alto. Dice, no, non è possibile che si senta l'energia anche a 5-6 metri di distanza. Vabbè, ti ringrazio. Allora dai, prova a sentire la mia energia, magari mi alzo in piedi, e vedete, ma in questa maniera fate uno scanner di me e cominciate a dire qualcosa, passatelo e vedete un po' se sentite qualcosa. Passate, non c'è problema che c'è il lettino, perché l'energia passa. Vedete un po'? Sì, passate. Come sto? Bene. Non è che sono parole del bello, non c'ho niente, Sentire te. Io sento un po' di calore verso il fegato. Anche io. Il fegato, c'ho il pollice che mi ci fa un male da un po' di tempo a sta parte, ci saranno le scarpe, quelle scarpe. Il fegato. Ora la gravità, quello insomma, ecco un po', siamo cicaduti. Mai mettere paura alle persone. Se noi facciamo la... Oddio! Non è possibile. È un fuoco, ti bruciano le mani. Sentite qualcosa? Poi adesso chiaramente siamo qui, siamo più attivati, cioè qualcuno sente qualcosa? Fornì con io, sì. E dietro? Dietro sono un po' più. Come sto messo dietro? Oh, ma dite, Aspetta! Ma è un attimo! Sono lombare! Sono lombare, mi volevo operare. Le caviglie! Caviglie anche è possibile, mi brucio un po'. Ma parlate, non lo sento! Cioè, io lo so che c'è, non è che sono venuto di voi. Vabbè, avete sentito? Quindi i campi energetici si sentono anche da lontano, si mandano trattamenti a distanza. Io il trattamento più lontano l'ho fatto è con l'India. Arrivano, porca miseria, per fisica quantistica, noi non siamo separati, siamo separati dai sensi, dalla fisica quantistica. Allora, vediamo un po' se ci divertiamo, perché è proprio un divertimento, fare un esperimento con Vera Campanella, che è la dottoressa Vera Campanella, esperta di medicina cinese, che è la mia dottoressa di medicina cinese. Tutto questo, guarda, proprio nel mio corso, lei è la dottoressa del Dalai Lama, scusate tanto, posso dire questo? No, lasciamo perdere. Sì.
Allora, il campo energetico può essere mandato in astrale. Che vuol dire? Che adesso in pratica staccherà il campo, il suo campo energetico, sempre attaccato, non vi preoccupate di niente, l'abbiamo fatto altre volte, ci conosciamo da un sacco di tempo. E stacchiamo il suo campo, che starà, speriamo che rimanga nei dintorni. Non vi preoccupate. E quindi lei sarà come la televisione spenta, il corpo fisico, perché l'energia andrà oltre. Ragazzi, potremmo esserci anche messi d'accordo, ma sarebbe una stupidaggine proprio, no? Vedo che sta bene, quindi, perché poi nel campo astrale, se si parte con il chakra, si incontrano brutte cose, se si parte da su, si incontrano belle cose. Nei chakra inferiori, insomma. E adesso cerchiamo di riportarci su. E allora si fa una manovra qui sul plesso solare e richiamiamo l'energia. Tenera, dove stai? Stai bene? Va benissimo, perché non so. Piace stare lassù, però ora bisogna tornare. Vera? Ma sei andata lontano? Ecco qua, quasi? No? Questo ritorno. Ci sei quasi? Sì, è lontano questa volta. Mi muovo il dito? Dito lo muove, dai. Siamo al buon punto. Bocca? Non ce la fa. Occhi? No. Testa? Sì. Sta tornando. Quindi adesso è mezzo fuori, mezzo dentro, ok. Se è irraccontabile, non fa niente. Per me dove stava per voi? Ci sei, sì. Sì. No, se vuoi, per carità. Sì, sì. Sono scesa giù e c'è un libro. C'è un libro particolare che quindi sono scesa per questa.
e c'è un libro preso e quindi mi ricordo la copertina, l'immagine, infatti adesso lo vado a cercare. Il libro con l'immagine non l'hai visto prima, no? No, non l'hai visto prima. Quindi appena sono andata in Australia, sono andata prima che all'ingresso sulla destra. C'è un libro. In vetrina esterna? No, proprio in entrata, qui ho preso il libro. E vedevo però solo le immagini, quindi questo libro mi ricordo la copertina, adesso sono troppo curiosa. E poi ho visto un'onda e mi trovavo in un'isola con un mare, proprio un mare anche agitato, per cui ero in quest'onda. Però bene. Infatti si vedeva per vedere un libro. No, allora, Vera è archeologa marina, adesso vediamo la carta del geologo, ora vediamo, cominciamo un po' con l'astrologia. È archeologa marina, lei ha tutti i bene senza svelare nulla, sole, luna ascendente in segni d'acqua, ascendente cancro con Saturno sull'ascendente, archeologa marina. Ma quando uno vede queste cose qua dice, ma noi davvero lasciamo, perché Saturno regge il vecchio, quindi anche l'archeologia, l'acqua ce l'ha da tutte le parti, poi per questo riesce a entrare nelle persone e alla fine tante volte non è piacevole. Ora non so se possiamo, lei molto spesso va a beccare ologrammi del passato oppure ologrammi delle persone e purtroppo se le porta appresso, è natura sua. Però il bello è che noi siamo in enorme contatto energetico, per cui anche se lei sta qui e io sto in Francia, mi fa una telefonata e in 5-6 minuti gliela mando via, insomma, ecco, gli do quell'energia che serve a questa, diciamo, ologramma o entità o persona che ha trattato e che gli ha lasciato qualcosa, e quindi insomma, cioè non è. Però, insomma, stiamo migliorando, dai. All'inizio era spaventoso, proprio. No. Però ecco, anche queste cose possono migliorare. Queste cose non si vedono da tante parti, Non si vedono da tante parti. E allora, perché io sono bravo della Deuda? Cioè, io ho sempre chiesto, come mai una persona può volere un'altra con l'energia delle mani? È stato questo tutto. La mia ricerca, perché a me non è piaciuto, metto la mano qui e guarisce la spalla, non mi è mai piaciuto questo, per me sono voluto andare sempre a cercare il perché, e il perché me l'ha dato l'astrologia. Su tutto quello che ho cercato, l'astrologia mi ha dato le risposte più consone, diciamo così, più possono essere vere, possono, non possono. Per me c'è un grosso grado di verità. E allora c'è un'onda energetica, un'onda che va nell'universo, tutto a numero fi, però ora non so mai che ora è. 7:08. Noi alle 7:30 dobbiamo chiudere, sì. Tutto, però possiamo restare qui perché io ho le chiavi, quindi. Però cerchiamo almeno anche la ripresa. E allora. Ah, ma qui non c'è niente da scrivere, no? Sì, è là dietro. Invece è quella romana. Che non si spatti. Che brutto, sono in mezzo. Ci metti qualcosa. Ma lì ci dovrebbe essere dietro un pezzo con qualcosa. No. Pennarello di altri libri, là ce ne so, Andrea, qualche pennarello di altro libro c'è. Penne. Perché andiamo giù a chiedere la mamma? No, facciamo col vero però. Allora, vediamo un po'. Così
linee non sono giuste, perché dovrebbe essere fatta così. O comunque qui ci sono gemelli, c'è il cancro, qui c'è leone, qui c'è la vergine, qui c'è la bilancia, qui c'è lo scorpione, qui c'è il sagittario, qui c'è il sagittario, qui c'è il capricorno, qui c'è l'acquario, qui c'è il non è proprio così, hanno messo giusto. Però la mia situazione è questa, Marte qui, poi Sole, Mercurio qui, Venere, Urano qui, sempre in gemelli, Plutone qui, Saturno e Luna qui, Nettuno qui e Giove qua sopra. Non si capisce niente. Allora vi faccio qualche linea. E anche qui abbiamo le culture e non si capisce niente. Allora, perché sono sportivo? Marte stava sorgendo, mentre sorgo io, mentre nasco io, qui c'è la terra, c'è la casetta dove nasco, questo è il venterello, questo è il cammino, e questa è la finestra. Se potevo guardare ipoteticamente l'est, dove sorge sempre il sole, ascendeva in lontananza il toro, come cose, quindi io sono ascendente toro, e Marte stava sorgendo. Calcolate che la Terra gira, no? Quindi dopo una mezz'oretta Marte sarebbe andato su. E il toro sarebbe com'è? No, sarebbe, vabbè. E quindi Marte è fondamentale perché sta sulle linee dell'ascendente. I pianeti che stanno qui e stanno qui acquistano di forza, ma enormemente. Poi Marte riceve un aspetto positivo dalla Luna, un aspetto positivo da Giove dall'alto. Questa linea è più spostata comunque. Allora, Marte è la forza fisica, Marte l'energia sessuale, Marte in un tema spirituale è l'energia di guarigione. Allora ci vuole il tema spirituale, perché sennò avrei fatto solo lo sportivo. Perché di successo, successo non è che sia stato, insomma, però è perché c'è Giove in alto, io non ho fatto niente, io ho seguito quello che diceva la carta del cielo. Giove già era un pianeta che elargisce, no? Giove la giovialità, c'era in alto, questa è la casa dove si guarda il lavoro. Ma è stato facile, a me a 19 anni mi hanno cominciato a mettere i soldi in tasca, mentre gli altri ragazzi faticano, che ci posso fare io? Merito al mamma magari, che mi ha fatto nascere a quell'ora, oppure chissà un disegno particolare mi ha fatto nascere proprio in quel momento lì. Ma. E poi riceve l'aspetto dalla Luna, la Luna ragazzi sta qui vicino, della Vergine. E allora questo fa l'aspetto spirituale. La Luna in Vergine non è una gran luna, però per quello che riguarda la guarigione, l'aiuto agli altri, la Vergine dice, ma che bello, io dai, facciamo le cose per gli altri, va? No, non è così. Non è così, qualche volta non è così, perché poi se c'è l'ascendente Leone, è un altro discorso. Però il tema va guardato tutto in generale. E quindi la spiritualità si può vedere anche specialmente da Sole e Mercurio che fanno trigono, cioè sono messi bene con Nettuno, ma proprio al grado perfetto, 14, 14, 16,
proprio perfetto, e quindi il mio Sole si tinge con Nettuno, tant'è vero che sto da 13 anni con Anna Maria, che ha 4 miliardi in pesci, io ho 4 miliardi in gemelli, l'astrologia direbbe, l'astrologia quella semplice, direbbe, no, 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 per carità. E però io ero d'accordo con i pesci, perché il mio Sole è nettoniano, Nettuno è il pianeta dei pesci, il mio Sole si tinge di pesci, quindi sono un Sole gemelli pesci. Devo fare tutti questi adeguamenti. L'ascendente Toro, dice, ma il Toro ci sta male. Ma il Toro è bello robusto però, eh? Ci sta male nel senso che non ho fatto mai botte con nessuno. Me lo ingentilisce. Io facevo la finta, giocavo di tecnica, ma di fisico gli altri mi massacravano, insomma. Io ero un medio nella pallacanestro, c'erano i 2,10, ma io stavo a metà, poi c'erano i piccoletti, 1,90, così. Ma fisicamente era molto più piazzati di me. E poi c'è questo Saturno invece che mi programma un'infinità di problemi. Perché la legge è forte. Cioè Saturno è l'unica, quinta casa, la casa dei divertimenti, delle avventure, del gioco, dei figli. È la Vergine pubblica. Quindi fa un aspetto negativo a Marte, quindi Marte, nonostante sia attivatissimo, io avevo due evoluzioni notturne a notte qualche volta, quando avevo 14, 15 anni, 16 anni, scusate tanto, ormai che lo posso dire, io calavo le gambe e dicevo, ma avrò fatto peccato? Perché sa, insomma, lì si riuscì un po', non si sa. Saturno invece che mi ha provocato, cioè da gemelli avrei fatto una strage così ed è, mi piacevano tutte, ma tutte quattro di gemelli, dice l'astrologo, il primo astrologo, come mi ha detto, sembrava divorziato, ma te credo, bene, messa male, in gemelli, messa male, con Urano, messa male, con quinta casa. Ma lo vedi in un attimo. Che, e poi Marte forte, però pudico, troppo pudico, troppo difatti fino a 22 anni, ma me lo sognavo e dicevo, vabbè, io ho questi problemi, vabbè, adesso ho la palla canestro, andrò avanti, poi si vedrà, però poi pensavo, no, io rimarrò mai senza nessuna donna, senza. Guardate il Saturno in Vergine, quindi che ti abbassa, ti dà il problema proprio religioso, direi proprio, la legge è religiosa, eh? Ma massacrando l'esistenza, perché, cioè, che faccio? Faccio o non faccio? Un disastro, però probabilmente dovrebbe essere così. Quindi Marte è molto molto forte, Venere fredda, come in ghiacciaia, Venere messa in ghiacciaia, ecco la mia vita come sta. Sì, questo è Venere ghiacciato, Urano è il pianeta dell'acquario, è febbraio, è freddo, è proprio, è su Venere, che ti può dare varie esperienze, perché Urano è anche la varietà del fulmine, la varietà delle cose. E quali varie esperienze? Sì, magari, nella mente. Poi questo Saturno qua, calma, ricordati, la Chiesa ti dice, i genitori ti dicono, allora si guarda così, che poi Venere è il pianeta dell'ascendente, quindi questo che poteva essere un tema, diciamo, bello, poi alla fine, dai, non me posso lamentare della mia vita. Però mi ha massacrato proprio. Mi ha massacrato. Plutone in quarta casa. Sarà successo qualcosa di non detto nella mia famiglia, nei miei confronti? Ma avrà qualche prete, ma vabbè, insomma, andavo sempre all'oratorio. Adesso sto fatto di questa sessualità che sballavo, dicevo la donna, quanto è bella la ragazza, tutto. Però no, inarrivabile, intoccabile, no, perché da. Chi me l'avrà dato? I genitori miei? Boh, non sembrerebbe. C'è sto Plutone in quarta, che Plutone è sempre qualcosa di profondo, di perverso, di in quarta casa, la famiglia, boh, sarà successo qualcosa. Che ne so, poi che c'è? Insomma, questo è bello, insomma, i soldi vanno e vengono, questa è la casa dei soldi, con tutto questo po' di roba. Io ho proprio i picchi, vendo la casa tre volte di quanto l'ho comprata, in borsa e poi brum, quello che mi frega 300 milioni di lire, cioè, però dai,
poi c'è questo Nettuno, quindi quando io le vedo da tre parti le cose sono vere, quindi per l'energia diciamo Marte sicuramente, Sole, Mercurio, Trigono, Nettuno, la Lunigine è vero. Quando le vedo da due parti è più vero che no, quando le vedo da una parte sono no. Cioè, alla fine questa è un'antologia dell'astrologia. Cioè, chi studia questo studia un po' l'astrologia per quello che riguarda questi casi qui. Quindi già avere un sole e un ascendente differente, che ne so, Ariete, ascendente e bilancia, fottuto, già di nascita. Perché con l'Ariete vorresti sprare la bilancia, ci d'accordo, dai, mettiamoci di fronte al tavolino, l'Ariete dentro. Perché l'Ariete, ragazzi, sapete l'Ariete qual è il problema? L'Ariete non si ferma un attimo, gli fanno una cosa, uno sgarbetto, una cosa, subito esplode, senza pensare 5 secondi. C'avevo una signora Ariete che ci stava tanto bene insieme col marito, si usciva, c'erano due figlie, Caruce, e quindi al mare, passeggiando nel lungomare, due ragazzi hanno fatto un complimento, ma un complimento proprio di quelli educati, tutto. Oh, quella, chiamo la polizia, quella donna, fermati, adesso ti prendo una... Ha fatto un bel rovinato la serata. Le lune e leone, ora so che è la luna del leone, quindi non lo può sapere, però le lune e leone, ragazzi, vogliono comandare. Mannaggia la miseria. Tipo classico, siamo in gruppo, in compagnia, la luna del leone, ah si fa questo, si va a vedere sto cinema, questo, ma non ci può niente, ma andiamo a vedere questo cinema. La luna del leone è così, però poi se deve comandare in posti di comando, quindi c'è tante cose, però sono un po' rompi, cioè, non è da se qui c'è qualche capricorno vede questa conferenza, dice, quello è Marco. Ma se io facessi una conferenza da Capricorno, se io facessi una conferenza da Capricorno mi spengo, se io stessi facevo 10 fogli di quelli là me ne andavo a riguardare tre, mi toglie la spontaneità, e io ho 4.000 di giovani, che ci devo fare se sono nato così? E allora purtroppo c'è chi c'ha. Ma come ci influenza l'ascendente? L'ascendente ci influenza tanto perché come vogliamo che gli altri ci vedano, io voglio che gli altri mi vedano calmo, tranquillo, un cappio per non dire cazzo, sella. C'ho 4 pineti in gemelli, c'ho tutti questi pineti, e c'ho tanto mercurio, tanto nervoso, tanto papà ha avuto grossi problemi di depressione e tutto, io perché ho fatto un lavoro tremendo da 30 anni a sta parte, ma se no non so come sta, troppo mercurio emerge da sta carta. Quindi ci influenza il comportamento. Il comportamento, cioè, come vogliamo, ecco, se uno è Ariete Leone, Ariete Ascendente Leone, sta tranquillo perché è un po', anche lui un po' in eccesso, dirà quello che dico io è vero, stop, non conti niente, però almeno non c'ha conflitti. Il conflitto è questo, avere tanta Vergine, avere tanti gemelli. Perché che fai? Ti comporti da gemelli? Comunque sempre quindi implica una dualità tra quello che si è. Mica tanto, perché se appunto se sei il leone Ariete, su per giù dicono la stessa cosa. Okay. No, non dicono la stessa cosa. Perché l'Ariete è il fuoco primordiale, è un fuoco che brucia, che fa il dittatore. Il leone è un fuoco che riscalda e fa il re. Il sagittario è un fuoco che illumina e fa l'imperatore. Cioè i fuochi, il creato, cioè sono di varie valenze. Il cancro è la sorgente, è l'inizio, è l'acqua fresca di sorgente. Lo scorpione è l'acqua inquinata, l'arnaccio inquinato, torbido cosa. I pesci sono lo sconfinamento del fiume nell'immensità dell'oceano, dove c'è o una bellezza meravigliosa o una paura tremenda. I pesci hanno paura, eh? Saturno in pesci, mamma mia,
paura di rimanere soli, paura. E sono invece brutti in dodicesima casa, mamma mia, e poracci, e piangono, sei invece piangono, il cancro piange, quanto piangono, i pesci vedono un piccione morto, mamma mia, se lo portano appresso fino a che non vanno a casa, il piccione morto, oddio, vede, il piccione morto non lo stridono ancora di più. Sì, però per esempio questo film è il cancro letto. No, Il cancro invece mi dispiace, specialmente i pesci vanno in piccione, non sappiamo. Ah, sì, sì, okay. Ma io c'ho un pesce ascendente leone. È un macello. I pesci ascendenti leone è un macello, perché con il leone vuoi comandare tutto, poi col cancro sei debole e quindi che faccio? Comando, poi dico no, tu fai questo. Poi magari lo riesci a fare, però se pesci l'ascendente vai a casa e piangi, ah, adesso si sente male quello. Invece se sei leone ascendente, che ne so, capricorno, ho fatto così, e ho fatto bene, è così, deve soffrire, quello è un cretino, quello è un disgraziato, va bene così. Quando abbiamo due segni fra capricorno, scorpione, ariete, e l'altro segno un po' qual è, capricorno, ariete e leone, insomma la persona va sul cattivello, ariete, leone. Insomma, poi bisogna vedere anche gli altri segni, perché la luna è quanto il sole, per esempio la luna gli si danno 3 punti, una stupidaggine incredibile, però su per giù, se dobbiamo dare un valore matematico, gli si danno 3 punti. Al sole e alla luna sono pari, l'astrologia non è razzista, anche perché la luna è tante volte più vicina del sole, e poi se ci si mette di fronte all'uomo, al sole, e lo oscura. Quindi proprio non è per niente razzista l'astrologia. E quindi la forza della luna tira su 18 metri d'acqua in Normandia, e noi che siamo fatti d'acqua non ci influenza la nostra acqua, perché non ci vuole? Io quando la luna passa in Vergine, un pesce, ho la mezza giornata, dico ma che mi è successo? Oggi c'è una in Vergine. Poi, sì, oggi c'è una in Vergine, però più che altro quando passa i primi gradi dove io ho Saturno, perché Saturno, la luna, quando passa sui primi gradi della Vergine si ricorda che io ho Saturno, è un ricordo all'astrologia, ho Saturno in Vergine, e mi spegne la luna, che è l'umore, te dà quella mezza giornata che dice ma è come ieri, non mi è successo niente, ma che c'ho? Se te l'andassi a guardare prima, a me l'astrologia giornaliera non piace tanto, quindi non me lo vado a guardare dopo, ecco, la luna in Vergine oppure la luna in Pesce, teoricamente anche la luna in Sagittario e la luna in Gemelli, tra i segni in quadratura. Per esempio c'era una persona che a Natale stava sempre male e diceva ragazzi non mi telefonate, non è perché a Natale sto sempre male. Allora dico vediamo perché sto sempre male. C'aveva Saturno, che è sempre una regione astrologica. Saturno, Natale che è il giorno 25, no? Quindi su per giù il sole sta sul 25 del Capricorno al 14° grado, sbaglio, adesso non mi scorta, 25, quindi siamo a 15 giorni dall'inizio del Capricorno. Il 25, esatto. Allora, chi c'ha Saturno a 4 gradi? Facciamo 4, c'è così. Il sole ogni anno a Natale gli passa su Saturno e quindi glielo spegne. E allora dice a Natale non mi telefonare, ma non è perché è Natale. E quindi lì il sole però ti dà i 2-3 giorni un po' di malessere, di note. Invece c'è il transito grosso che a me piace molto di più, Saturno, Urano. Noi dobbiamo andare a Saturno, Urano, Giove, quelli hanno gli avvenimenti della vita, pieni di grossi, un innamoramento, un matrimonio, un figlio, un lavoro, o cose invece che magari si danneggiano. Grazie, devo andare, ciao, grazie a voi. Ciao.
Ciao Maria. Per cui, come dire, a me l'astrologia proprio giornaliera non ho mai. Invece impazza fra gli attori, che alcuni ora non si può, però attori famosi mi hanno contattato a Roma, perché sono pazzi per l'astrologia, diciamo la rivoluzione solare. Sono pazzi, al giorno del compleanno, veramente al giorno in cui il sole precisamente si riporta sul sole di nascita, il che può essere nello stesso giorno, può essere 10 ore prima, 7 ore prima, ci sono dei calcoli particolari che fanno i computer, cioè ci potremmo fare anche da noi, un po' ci aiutano. Puoi indirizzarti l'anno, se cambi l'ascendente. Se io me ne vado a San Pietroburgo in quei 3 giorni, l'ascendente sarà cambiato, allora il compito mio è quello di favorirgli il lavoro, nel senso di piazzargli Giove in decima casa. Ora per esempio c'è una buona combinazione fra poco Giove-Marte, e avranzi fra soldi e lavoro, devi farti tutti, ma li mandi in India, li mandi a Los Angeles, li mandi a Tombouctou, devi fare tutti questi calcoli, sono pazzi di quel. Nancy Brilli per esempio se n'è andata a San Pietroburgo perché in quella, oppure scansare, diciamo, aspetti negativi. Ora per esempio c'è un aspetto negativo molto 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 forte, Saturno e Plutone congiunti in Capricorno, quando si congiungono questi due pianeti ogni 10-12 anni a secondo, ragazzi, bomba atomica, Chernobyl, guerra del Golfo, Torri Gemelle, Saturno in Gemello, Torri Gemelle, Plutone in Sagittario, e succedono sempre i casini. Adesso io mi aspetto una recrudescenza del terrorismo, perché c'è Plutone, loro lo sanno, e quindi vedono di fare le cose quando succedono meglio o peggio, diciamo. Guerra del Golfo, c'è proprio. Quindi agisce sul mondo, poi agisce su noi. E quindi ora ci sono 4 parti delle carte del cielo un po' delicate, però se il momento di nascita è forte, allora sarà un bello scossone. Però se invece passa su un pianeta che magari ha 3 aspetti negativi, ragazzi. Però nonostante tutto, quello di Saturno da 2 punti dell'oroscopo, quindi fine Vergine e fine Toro, dove io ho i pianeti, è che invece mi favorisce enormemente. Io mi sto sentendo un cambiamento enorme, proprio di energie. Io ho avuto una crisaccia paurosa quest'estate, andavo in giro per Bologna, per San Benedetto del Tronto, alle 3 di notte, mi registravo l'astrologia, non riuscivo a dormire, e ero diviso il tempo andando fuori, qui a Bologna avrò fatto 3.000 filmati, e parlavo d'astrologia, così almeno così poi lo mettevo su YouTube, così almeno faccio qualcosa di... Ho preso, dato che ho Giove all'opposto dei gemelli, Nettuno, dei pesci, mi sono arrivate 2.000 euro di multa, perché poi passavo nelle strade di l'inganno, no? L'inganno di Nettuno, perché non l'anno scorso? Mi sono arrivati 2.000 euro di multa, 100 euro ogni volta, passando nella zona, perché pensavo, ma no, la notte lo chiudono, no, no, 2.000, poi mi sono dimenticato di pagare, non so, qualche cosa, perché ora e non sta tranne e non 2 anni fa e non proprio ora, nessuno che mi inganna i soldi, è Giove che me li fa spendere il cesso. Adesso passaggi, ma non potevi stare più attento. Eh sì, è vero. Però intanto il pianeta ti porta a. Se uno dà 2 nozioni di fisica quantistica, noi siamo dei campi energetici, questi sono campi energetici, e chiaramente l'influenza c'è per forza. Noi dobbiamo mettere quindi la fisica quantistica, che è vero agisce sui guanti, però ecco, adesso hanno fatto degli esperimenti anche su delle piccolissime molecole. E sembra che anche lì cominci, e poi insomma fra poco, fra 50 anni, si vedrà la relazione tra i guanti e noi anche. Cioè non è che tutto deve essere già scoperto, per carità, non sappiamo niente di niente. Alessandra, volevi... Ciao, sì, ti volevo chiedere, per questo aspetto che hai detto negativo, tu e noi insieme possiamo fare qualcosa per limitare la negatività? Assolutamente, ci sono tecniche mentali e respirazioni.
Sì, anche prepararci a livello mondiale, anche a livello mondiale. Assolutamente, anche a livello mondiale. Cioè, se vogliamo, se vogliamo pulire il mondo, cominciamo a pulirci il giardino di casa, insomma. Per forza, perché poi dice, ah, ma insomma c'è un inquinamento preso pesato, e poi tengo lo sporco alla casa, tengo lo sporco già, un po' cominciamo, e poi ci sono queste meditazioni a livello, che per me, ciao, che per me sono popolari. Io chiedo una cosa, sono arrabbiatissima con quello che sta succedendo a Torino, gli esperimenti sugli animali, e ho scritto delle cose molto pesanti. Voglio che una cosa non si faccia. Come posso fare io per fare in modo che le cose? Perché allora, sono anni che io combatto con questo. Singolarmente non è semplice. Bisogna associarsi. Esatto. Ora ci sono mezzi tipo Facebook, tipo i mass media, e quindi uscire, parlare bene, scrivere bene, e magari con un gruppo forte, magari presentarsi, lì sono cose. Poi noi quello che succede. Ma io anch'io riesco io a fare qualcosa che. Ora singolarmente è un po' difficile. Però potresti immaginare, io per esempio ora mi sto preparando per i campionati mondiali, mi preparo seduto e visualizzo mentre scorro, ma anch'io per poi mi faccio anche l'allenamento, penso che ricordo, sai, lì sono cose che riguardano te, riguardano un po' un sistema generale, riguardano le cose generali, non è che riguarda, però lì bisogna avere l'energia, aumentarle. Esatto. Ma io cerco, perché poi attraverso i miei articoli si vede tanta gente. Però massimo. Ci vuole una massa energetica un po' forte. No, ora io cerco di me. Ma questo lo possiamo fare per un lavoro, per un visualizzare. Voi siete venuti qua perché avete pensato di venire a una conferenza. Poi stasera volete andare a mangiare una pizza. Prima ci pensate, ma che l'architetto prima di fare le chiavi? Ah sì! ragazzi, non andate bene. Anche però sono oltre le 7 di mezzo. Andiamo, ciao. Per me si vorrebbe. No, ma io non so come fare. Ciao.